Benvenuti a tutti quanti. Quest'oggi per la rubrica Nemo fa cose, che cosa andiamo a fare? Voglio presentare il primo dei miei progetti per questo canale, per questa rubrica, e vado a fare un piccolo diorama di presentazione dei miei personaggi principali dell'esercito. Io gioco tendenzialmente Dark Angel, e per tendenzialmente qualcuno potrebbe dire esclusivamente, però ok. Questo progetto in realtà vorrei portarlo con la presentazione di tutti i pezzi che poi vanno collocati su questo piccolo diorama, questa piccola base espositiva, una sorta di podio. Adesso vado a fare la... diciamo, vado a crearmi i posti dove vanno incastrati, dove vanno incastrate le basette dei vari pezzi. Sarà un piccolo diorama di presentazione di personaggi per un esercito vagamente alternativo ai Dark Angel classici. Una cosa che ho sempre voluto fare è avere un esercito di Fallen, peraltro un po' più caratterizzati rispetto al solito. Siccome le regole di per sé di questo esercito non esistono, ho deciso che semplicemente userò le regole dei Dark Angel per mimare dei pezzi convertiti dei miei personaggi modificati. Ma partiamo subito e vado a cercare il posizionamento dei pezzi principali. Allora, adesso io con le basette mi creo subito l'area di dove vanno piazzati i modelli. Questo qui, per chi conosce i Dark Angel, banalmente sarà la basetta del quasi certamente giocato apotecario in moto, il curatore, diciamo, della mia armata, in maniera qui abbastanza centrale, anche un po' più avanti, diciamo così. Io vado a mettere la basetta dell'eventuale capitano o simil generale dell'esercito. Allora, adesso io in realtà volevo riempire anche con delle basette di pezzi minori, diciamo sergenti. Questa è una basetta da 32 mm, i sergenti delle squadre più caratteristiche. Allora, sto cercando di immaginare come si presenta questi due pezzi. Allora, altrettanto sicuramente voglio avere un vessillo che sicuramente in seconda, diciamo in secondo piano, fa la sua porca figura. Sto segnando l'area delle basette perché poi vado a scolpire nella parte mancante, diciamo, il terreno dove verranno alloggiati poi incastrate fisicamente le basette. Allora, forse da questa parte, anche un secondo piano qui, ci vado a fare l'alloggiamento di un qualche sergente o comunque personaggio di secondo piano, vicino al vessillaro, un vessillaio, magari qualcuno che spara, una cosa del genere. A questo punto, io qui vicino al capitano, ma quasi in primo piano, metterei anche una sorta di esploratore o comunque unità infiltrante. Allora, dei personaggi che io gioco ultimamente, gioco apotecario, vessillario, capitano. Qua probabilmente mi vado a ricavare lo spazio per il bibliotecario. Il bibliotecario a questo punto può stare a metà da questi due. Cercherò semmai anche una posizione vagamente accovacciata per creare un po' di dinamicità, un po' di come si dice, tridimensionalità, a salire, diciamo, qui più bassi e poi via via più alti. L'apotecario sarà ovviamente quello più alto, perché poi andando avanti con le puntate di questa rubrica vi farò vedere
qual è l'idea generale di questo esercito. Se ci riesco, io in realtà qui vorrei mettere, ma stiamo strettissimi, una basetta di un sergente un po' più importante come grandezza. Spostiamo l'apotecario più indietro. Qui. Praticamente esattamente dietro al capitano, che però viene avanti, quindi tutta questa parte in realtà viene coperta. A questo punto dovrei avere abbastanza spazio qui per mettere un altro personaggino. Una basetta abbastanza ingombra di modelli, però la voglio fare bella ricca, insomma, per dare l'idea di quegli artwork, di quelle illustrazioni che riprendono vari personaggi nel mezzo della battaglia, cosa che purtroppo a livello, come si dice, di gioco vero e proprio difficilmente si presentano, o che comunque sono un po' più sfalsate, occupano per forza di cose più spazio, perché i personaggi, diciamo che sono comunque legati alle squadre, quelli principali. Allora, questo qua sicuramente l'apotecario. Qui mettiamo il generale, vessillo. Qui mettiamo bibliotecario. Poi in alternativa, sia qui che qui, potrei giocare magari bibliotecario e cappellano. Potrei giocare capitano e generale. Insomma, mi lascio aperte varie possibilità. Qui sicuramente mettiamo un'unità di sergente degli infiltrator, che ultimamente vorrei giocare. Ho un po' di difficoltà a inserire nell'armata per una questione di punti comando, o punti o distaccamenti, in realtà, per la precisione. Per chi non conosce il codex di Dark Angel, diciamo che la realizzazione di un esercito a 360 gradi è un po' più difficile degli altri, anche se hanno delle formazioni speciali molto efficaci, però magari tolgono un po' di varietà di gioco, varietà di possibilità di gioco. E dietro, non lo so, mettiamo un genericissimo sergente, e qui probabilmente mettiamo un Terminator, almeno per il momento. Sono giocatissimi, perlomeno io li gioco abbastanza di frequente, mi trovo bene con una versione più corazzata dell'esercito rispetto alla Ravewing classica. Allora, adesso che mi sono creato le aree in cui vanno alloggiate le basette dei pezzi veri e propri, vado a creare la texture sulle zone diciamo libere, che mi vanno a creare l'ambiente, l'ambientazione di questo piccolo diorama. Useremo una pasta bicomponente conosciutissima, sicuramente la conoscete, quella standard, perché questo tipo di lavoro non ci serve un'estrema precisione o un estremo dettaglio, quanto piuttosto un certo spessore, insomma, che rimane grossolano, va benissimo. Allora, vado a tagliare, intanto prendiamo un po' d'acqua per diluire la resina, poi per fare i bordi che si raccordano meglio con il bordo vero e proprio della basetta espositiva. Probabilmente poi arricchisco il terreno vero e proprio anche con degli altri pezzetti di plastica o elementi di resina per arricchire il terreno, che sennò può essere abbastanza variegato, ma per quanto uno può, rimane abbastanza uniforme, per quanto uno lo può lavorare, insomma. Allora, andiamo subito a impastare i due componenti della resina. Tanto, ovviamente, se volete, nei commenti potete commentare con i vostri progetti,
modellistici attuali, se avete qualche progetto strano o volete realizzare qualcosa di particolare, ovviamente me lo scrivete. Se non avete idea di come fa, di come fare, vi vado a suggerire dei video di persone sicuramente più capaci di me. Io sono, diciamo, un buon pittore, non troppo bravissimo convertitore o modellista, diciamo. Quindi questo è anche un esperimento che io faccio insieme a voi che seguite il canale, per vedere se poi con il tempo miglioro nelle mie capacità modellistiche. Allora, questo diorama, vi spiegavo prima, è la presentazione di un progetto un po' sui generis di Dark Angel, ovvero un esercito di Fallen. La caratteristica che voglio dare al mio esercito è una sorta di transizione tra il bene e il male dei miei modelli. Una transizione, ovvero vorrei scolpire dei modelli o comunque modificare dei modelli da cui non si capisce subito se sono dalla parte del bene o dalla parte del male. Poi, per chi conosce il background del 40.000, è chiaro che la parte del bene e la parte del male di per sé già sono abbastanza una forzatura a livello di background, perché sappiamo benissimo che il male e il bene è molto relativo nell'ambientazione del 40.000, cosa per cui lo rende una delle ambientazioni sicuramente più articolate, sicuramente più accattivanti. E diciamo che l'immagine che devono restituire le miniature di questo mio piccolo diorama, di questo esercito in costruzione, devono essere abbastanza discutibili o comunque abbastanza fraintendibili, tale per cui non si capisce se sono veramente dalla parte del male o veramente dalla parte del bene. Datemi un secondo che prendo degli strumenti per scolpire. Tra gli strumenti che vado a utilizzare ci saranno sicuramente i scalpelli, in realtà chiamiamoli pennelli con la punta siliconica, sicuramente il più di voi li conoscerà, è una sorta di pennello con questa punta di gomma di silicone, di varie fogge, di varie dimensioni, che non si attaccano a queste resine, per cui permettono di spiaccicare per bene la resina sulla base che uno vuole utilizzare. Allora, intanto andiamo a creare dei piccoli cordoli di resina dove vogliamo riempire. Io cerco di dargli una certa tridimensionalità, ma tenete conto che comunque questo lavoro sarà un po' lungo e andiamo a fare delle texture su più livelli, nel senso non per forza l'altezza che mi vado a creare con questi mucchietti di resina saranno poi le dimensioni reali o la texture reale che realizzo alla fine. Oltretutto, come dicevo, volevo aggiungere anche dei dettagli, magari edifici o pavimenti o cose in plastica. Adesso nelle miniature odierne del 40.000, per fortuna ne sono diverse, di diverse dimensioni, diverse fogge. Andrò qui per fare proprio il cordolo che mi serve. Mettiamo piano piano tutti i piccoli pezzetti, mentre qui si attacca anche in maniera relativa, poi ce lo lavoriamo meglio. Allora, questo progetto che io vado a fare
vuole essere poi l'armata che, o comunque la basetta di presentazione d'armata che utilizzerò agli eventi del circuito di gioco che solitamente frequento, di cui sono anche arbitro per quanto riguarda la parte strettamente regolistica, siccome arbitrare per vedere gli altri che si divertono e non giocare mai ovviamente è una brutta cosa, spesso delego questa cosa ad altri per partecipare in prima persona. Fra i tanti premi che il circuito Conquest offre c'è diciamo una particolare attenzione all'aspetto, ho portato via tutto, c'è una particolare attenzione all'aspetto diciamo di presentazione dell'armata, tale per cui avere questi piccoli diorami, queste piccole basette espositive permette di avere dei punti aggiuntivi per poi vedersi assegnati questi premi come armata caratteristica o miglior armata, ok? Quindi diciamo che voglio cercare di accaparrarmi più facilmente uno di questi premi a questi eventi. Posso pensare di costruire queste basette espositive. Solitamente si fanno per l'intera armata, non è per forza di cose un assoluto, anche perché l'armata viene di solito valutata nel suo insieme. La mia idea è di creare dei piccoli stand intercambiabili in cui di volta in volta posso presentare l'armata senza dover rifare ogni volta che cambio la lista l'intero stand di presentazione. Adesso con questo scalpello vado a raccordare meglio una sorta di plastilina sulla base espositiva. In realtà ricordatevi che sarebbe meglio della vasellina perché aumenta ancora diciamo il distacco tra la parte appiccicosa della resina e il pennello di silicone che rimane già abbastanza distaccato di suo, però giustamente se uno poi forza il lavoro della resina sulla basetta di legno, il minimo si attacca, è normale, non vi preoccupate se vi capita le prime volte, poi con dei piccoli accorgimenti in realtà è un problema che si elimina del tutto, anche se diventa magari più difficile o più scivoloso il lavoro in sé. Un pezzo di metallo andiamo a creare un piccolo scalino. Questa è una cosa che ho sempre visto fare da quando ho iniziato a giocare, diciamo che all'inizio venivano fatte delle basette espositive senza l'incavo per la basetta stessa, cosa che permetteva indubbiamente una riutilizzabilità della basetta espositiva perché i pezzi venivano appoggiati banalmente sopra. Diversamente, se uno doveva cambiare i pezzi o modificare una parte della lista, era più semplice, di contro il modello sembrava un po' più fuori dal contesto della basetta espositiva. Ho deciso di fare questa mezza soluzione, ovvero vado a fare delle basette espositive in cui magari mi porto anche dei modelli che non gioco per forza di cose direttamente. Questo ovviamente è una cosa molto più comoda per eserciti contenuti che possono essere gli Space Marine, alcuni eserciti del caos che hanno tendenzialmente pochi pezzi, quindi non è che deve girare fuori in giro con l'intera collezione per riempire queste basette espositive. È una cosa che però giustamente può essere applicata a qualsiasi tipo di esercito, qualora uno ha spazio o, come si dice, modo di trasportare la sua collezione in maniera
abbastanza contenuta nonostante la grandezza dell'esercito stesso. Io penso sicuramente a eserciti numerosi come possono essere la Guardia Imperiale, come può essere i Tirannidi, che per forza di cose occupano sicuramente più spazio e più valigie quando uno va eventualmente a giocare. Anche lì in realtà una cosa discutibile, perché non è che in questo momento si giocano poi tantissimi personaggi, quindi diciamo che posso facilmente aggirare il problema ammonticchiando le squadre di fanteria una sopra l'altra, e quindi mi occupano poi nelle valigie molto molto meno spazio, eh? Quindi anche qui discorso relativo, se vi può piacere una cosa del genere, vi ripeto, si può applicare sicuramente a tantissimi tipi di esercito. Allora, la parte qui davanti, come vedete, l'ho già realizzata facendo questo piccolo scalino qui, questo piccolo gradiente. Da quest'altra parte vedete quanto è alto questa parte qui. Poi in realtà, prima che questa resina si indurisca, vado a lavorarlo per creare una texture molto simile al terreno, che si ottiene banalmente con della carta stagnola appallottolata. Carta stagnola che avevo qui intorno, adesso non l'avevo più. Boh, vabbè, poi la prendiamo. Allora, continuo a lavorare, a stendere il più possibile la resina, anche per creare una zona, diciamo, con rilievi di altezza anche diversi, perché diversamente da quello che uno pensa, la realisticità di queste cose è molto legata alla casualità e alla simmetria, cose che alcune persone, tra cui il mio collega Andrea, non potrebbero mai fare per un problema di simmetria congenita. Qualsiasi cosa deve fare deve avere una simmetria assoluta, se no impazzisce. Ma detto questo, oddio, che poi non è che sono sbagliate anche le presentazioni simmetriche, però se volete un ambiente più naturale, una diciamo una presentazione un po' più realistica e non coreografica, o molto più correttamente una presentazione un po' diciamo strutturata, che sembra una costruzione, diciamo che questo è il modo migliore di costruire la basetta espositiva. È ovvio che se volete fare una sorta di entrata di un tempio, una piramide o quello che so io, un ingresso di un cimitero, poi una cosa ovviamente può essere applicata sia agli eserciti del 40.000 che a altri giochi del mondo di Games Workshop o non. È chiaro che una struttura magari un po' più simmetrica dà un aspetto un po' più strutturato, architettonico, che vi dà anche l'idea dell'ambiente intorno, perché per quanto potete fare, se vedete qui in altezza, non è che possiamo andare ad aggiungere chissà quali altezze, e la basetta di per sé, come vedete, è molto piena di pezzi da gioco, quindi sarà poi più difficile costruire l'ambiente intorno. Diciamo che, volendo io, un ambiente abbastanza semplice, un ambiente abbastanza realistico di un campo di battaglia, questa cosa, questo aspetto, diciamo, non è il mio problema principale, o comunque do un'idea di architettura con dei piccoli dettagli, ma niente di più, niente di molto più strutturato. E qui, per chi frequenta da più tempo questo hobby, c'è gente che ha fatto delle vere e proprie opere d'arte creando delle basette espositive con un ambiente molto strutturato, con delle idee particolarmente accattivanti. Allora, continuiamo qui.
cerchiamo di andare a colpire la parte qui del vicino al Terminator o ipotetico Terminator e gli infiltrator qui vicino. Ma ciò non toglie che nella follia delle liste che uno porta, anche se non è un modo di giocare che mi piace particolarmente, uno al posto del Terminator qui che leggete potrebbe portare benissimo il quinto personaggio. Buonanotte, diciamo le cose che ho scritto, e qui negli alloggiamenti sono molto indicative proprio perché voglio mantenere la stessa basetta e poi sfruttarmela eventualmente per diverse liste o comunque per diverse formazioni con bene o male lo stesso numero di pezzi, però con una certa possibilità di variare la lista senza dover ricominciare da capo piccolo diorama di presentazione. Allora, qui siamo arrivati a gestire l'area dell'apotecario. Questa resina, diciamo, si lavora in maniera molto 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 migliore della classica materia verde per quanto riguarda queste strutture un po' più rigide che vogliono rappresentare magari un elemento architettonico o qualche cosa di simile al terreno, perché posso creare degli angoli più netti, mentre la materia verde rimane sempre un po' gommosa e tagliare un angolo netto è decisamente più difficile di questa. Questa poi quando si asciuga diventa veramente veramente dura e carteggiabile, perché ha una grana abbastanza fina. Invece la materia verde è una resina epossidica e rimane sempre abbastanza gommosa. Da un punto di vista, regge molto meglio le modifiche, perché rimanendo gommosa, se anche prende degli urti, tende a spezzarsi molto meno. Di contro, ovviamente, se rimane gommosa, gli angoli non sono netti, si possono fare cose un po' più tondeggianti. Diciamo, non è storia adattissima a creare cose come armature, spigoli netti, angoli vivi, insomma. Allora, questa parte qui, diciamo che è terminata, do un'ulteriore aggiustata a questo angolo, insiste sul taglio della basetta del Terminator. Proseguiamo un altro pezzettino. Finita questa parte, semplicemente non vi faccio vedere tutto il processo perché sarebbe lungo e abbastanza noioso, semmai dopo vi vado a far vedere il risultato e come viene lavorata la texture sopra. In realtà, se trovassi la mia pallina di carta stagnola, faccio vedere subito la texture su questa parte qui, scusate la luce, su questa parte qui già lavorata, già raccordata secondo le misure che mi sono dato. Ok, un secondo che cerco. Allora, se mi date qualche secondo vado a recuperare un altro pezzo di carta stagnola. We'll be right back.
Eccomi qua, scusate la breve attesa. Ho preso un banalissimo foglio di carta argentata, lo appallottolo per fare proprio una pallina vera e propria di carta argentata. Tutte queste piccole screziature che si creano appallottolando questo materiale mi vanno a creare una texture veramente interessante sul terreno, che ho visto in diversi video, creano un effetto veramente molto naturale. Anche da asciutto, diciamo che dà una parvenza quasi di terreno roccioso, o comunque una texture che poi, lasciando diciamo in vista determinati pezzi, lascia quell'idea. Adesso andiamo a picchiettare questa carta stagnola, se volete la bagnate un po' per evitare che si attacchi troppo. Allora, come potete vedere, anche della luce abbastanza forte, ha creato tutta questa serie di piccoli avvallamenti, piccoli screzi, che comunque danno l'idea del terreno. Se vedete, c'è questa tridimensionalità veramente interessante. Poi in fase di pittura o in fase di in cui possiamo mettere vicino o sopra delle sabbie o delle cose del genere, o delle texture, comunque già sono una base ottima di partenza per poi lavorarci. Allora andiamo a raccordare un pochetto gli attacchi. Non vi preoccupate se ricoprite parzialmente la texture, perché comunque, per dare un'idea veramente come si dice, veramente naturale della cosa, diciamo che i passaggi da fare sono diversi. Adesso in questo primo video io vi vado a presentare questa prima fase, poi successivamente andiamo a lavorarlo meglio, aggiungere texture, aggiungere dettagli o elementi che si possono aggiungere a livello estetico, pezzi architettonici, pezzi di pavimento, dei raccordi o dei, come si dice, o degli elementi sul terreno che poi mi fanno da riferimento per come va posizionata la basetta. Perché se io ho un riferimento e mi aspetto che questo diorama presenta una tridimensionalità particolare, una plasticità, un movimento particolare dei pezzi sul diorama, se ho un riferimento so che quando vado a piazzare il pezzo dal campo di battaglia mentre gioco alla basetta espositiva, so che chi andrà a guardare la basetta espositiva avrà esattamente la posizione del pezzo dove lo volevo io, dove rappresenta quel particolare movimento, quella particolare azione, si presume eroica o non eroica, quello che uno preferisce. Banalmente uno può fare anche delle cose un po' più simpatiche o a tema o addirittura comiche, perché no? Sono eserciti che magari si prestano meglio, tipo gli orchi, ma visto che i modelli sono nostri, possiamo crearci, diciamo, una macchietta anche con eserciti più seriosi, come può essere la Guardia Imperiale o Space Marine o che so io. Allora, detto questo, diciamo che in questo video tutorial o comunque in questo video di presentazione del mio primo progetto vi ho spiegato l'idea generale che voglio andare a ottenere. Quindi ci possiamo sentire al prossimo video, e mi raccomando, attivate la campanella per i video delle altre
anche delle altre rubriche. Se vi piace l'idea, se avete suggerimenti, se volete vedere dei progetti diversi di qualche cosa in particolare, un tutorial di pittura o di modellismo in particolare, ovviamente scrivetelo nei commenti. Spero che vi sia piaciuta questa mia idea e ci sentiamo al prossimo video. Arrivederci a tutti e grazie.